Sabatini, una domanda sulla bretella, Capo Galliano Sassuolo. Io non ho niente a dire, a dichiarare, perché è presto, no? Ciao, però si farà l'autostrada, che punto siamo? Siamo in attesa, cioè, c'è la società costituita, devono essere espletate delle procedure, poi in questo c'è anche un tema che riguarda il rinnovo della concessione dell'autobrand, no, ma l'opera e il project è già stato assegnato. Quindi si costruirà? In teoria penso che si costruirà, e non solo in teoria. Ecco. I comitati dei cittadini che si oppongono a questo progetto dell'autostrada della Brenta? Ma sì, sappiamo che i comitati, c'è sempre una parte di società che contro, credo bisogna convincerla che comunque quella è un'infrastruttura che vuole avere un impatto zero rispetto al territorio, interviene su un territorio abbastanza degradato, già ci sono soluzioni innovative, quindi va ragionato anche in questo senso, uscendo da logiche di contrapposizione pura, non entrando nel merito del problema e delle soluzioni adottate. Ma secondo lei, in questi tempi, diciamo, di crisi economica, anche di territorio dell'Emilia che ha avuto dei gravi problemi, è necessaria quest'opera ancora? Ma noi, io penso che i cittadini di Sassuolo, non solo di Sassuolo, penso al trasporto anche su treno, penso allo scalo merci Modena, che possa essere un intervento che mette in campo un volano di investimenti significativi e ci aiuta a guardare al futuro con maggiore speranza, perché quel territorio deve ripartire, sta ripartendo. Quindi diciamo che quest'opera è importante e serve per il territorio. Beh, io credo di sì, anche gli ultimi dati sugli investimenti fornitici a Confindustria Ceramica vanno in questo senso. Non siamo di fronte a un processo di deindustrializzazione totale, siamo di fronte ad aziende che stanno investendo ancora, che credono, che sono in grado di espandere e di competere in un territorio globale. Un'ultima domanda, c'è il rischio, si parla di un'autostrada come la Brebemi, diciamo del poco traffico, pochi cittadini, pochi veicoli che la percorrono? Ma insomma, qui si parla, io credo si debba partire da una considerazione, ci sono dei privati che investono risorse proprie, ecco, partiamo da questo, se partiamo, perché se uno scommette e ci scommette del proprio, credo che vada apprezzato, perché alla fine noi rischiamo di fare sì che anche gli investitori locali facciano altre scelte, che siano andare a investire in altri territori non nazionali, stranieri, ecco, almeno cogliamo positivamente questo sforzo. Rispondere a delle domande, la prima domanda è: non tutti abbiamo gli stessi fini, chi vuole lavorare, chi vuole fare il manager ha bisogno di muoversi velocemente, chi vuole fare impresa ha bisogno